Presidente, ci siamo e allora, forza Teramo Basket e basta, altro non si può aggiungere. Ma forza Teramo sempre, e il resto è una giusta conclusione di una stagione regolare molto complicata per parte nostra, ma vincente, quindi è come se fosse stato scritto un copione di quelli proprio importanti. Ce la giochiamo con la voglia di vincere questa partita, perché è un derby, perché ci meritiamo di superare questa fase, di andare a fare finalmente, tornare a fare i play-off per la Serie A dopo tanti anni, e senza porci limiti sugli obiettivi. La verità, il sogno di vincere anche i play-off, ogni tanto la carezza? Perché no? Con tutti i problemi che magari arriverebbero in quel caso, ma perché non andare, non pensare a quella bella città della Toscana che è Montecatini, dove poter magari accarezzare o realizzare un sogno che è in elementi di tanti tanti tifosi. Del resto si vive anche di sogni, non soltanto di lavoro e di vita quotidiana. Ma no, assolutamente, perché se no, già la routine uccide le emozioni, quindi noi ci siamo dati questa missione di essere eterni fanciulli, no? Di sognare, di pensare che nulla ci è proibito. Riusciti per domenica, giornata biancorossa. Sì. Tornando alle cose reali, giornata biancorossa, quindi gli abbonamenti, come è stato scritto e ridetto, detto e ridetto, non saranno validi. Anche un invito a chi ha le teste di favore, teste delle solite federazioni sportive, insomma, di sostenere questa società che sta facendo grandissimi sacrifici per mantenere in piedi questo progetto, questo sogno. La società deve essere di patrimonio della città, come ho detto e abbiamo detto mille volte, quindi un impegno economico di 7 euro penso che si possa in ogni caso sostenere. Per tifare la città, per tifare Teramo, per accompagnare questi ragazzi che qui vedete sudare in una fine di campionato che è regolare, che ci ha regalato anche forti emozioni, il pubblico c'è sempre stato vicino. Credo e spero e mi auguro che i miei concittadini capiscano il momento. Domenica non gioca neanche il Teramo Calcio, noi abbiamo invitato tutte le altre squadre di Teramo ad assistere alla partita, perché possa essere un buon viatico per tutto il movimento sportivo teramano.